A partire dal prossimo 5 febbraio fino al 26 marzo tornano i mercoledì del Macerata Teatro nella Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti. Ogni settimana un appuntamento culturale dal sapore ogni volta diverso. Significa che c'è un grande desiderio di parlare di teatro. È un'altra esperienza questa che ci permette di connettere la città, di connetterla tra le istituzioni, Macerata, il comune, l'università, le compagnie teatrali, ma anche la città intera e anche gli spazi della città, perché abiteremo la Sala Castiglioni, abiteremo la mostra temporanea di Matteo Ricci, che è uno spazio che va riscoperto e rianimato, abiteremo l'ex sala cinema dello Sferisterio, abiteremo il nostro teatro. È un itinerario nella città, con la città, insieme al teatro. Febbraio sarà il mese delle interviste impossibili. Ad aprire la serie sarà Giuseppe Verdi, intervistato virtualmente dal giornalista Giancarlo Liuti. Poi mercoledì 12 febbraio l'intervista a padre Matteo Ricci. Il 19 febbraio a Paul McCartney e i Beatles. Il 26 febbraio con l'intervista a Emily Dickinson. Marzo sarà il mese delle letture teatrali, mentre aprile quello del corso di avvicinamento al teatro, per far vivere a tutti coloro che lo desiderano il dietro le quinte del palcoscenico, senza limiti di età e pagando la sola quota di iscrizione di 30 euro. Cercare di far scoprire a noi maceratesi quali sono i nostri difetti, diciamo così, di dizione, e far vedere come è facile superarli e quindi riacquistare quella signorilità di linguaggio che Pirandello diceva essere maceratese, perché per Pirandello il vero italiano è quello che si parlava a Macerata, perché è il fiorentino in bocca al maceratese. Alla conferenza di presentazione presente anche Francesca Chiusaroli, responsabile del progetto Scritture Brevi, partner scientifico dell'iniziativa.